Si giocano domani le gare della quarta giornata del campionato di Serie A1 maschile, prima divisione nazionale, con le squadre del girone C impegnate sui rispettivi campi. Sono dunque 5 i match in calendario. La vetta del terzo raggruppamento vede appaiate a 9 punti Planet Win 365 Conversano e Junior Fasano, coi vice campioni d'Italia che osservano un turno di riposo. Però la formazione fasanese ha domani l'opportunità di salire al primo posto solitaria, perché questo accada tutta via sarà necessario avere la meglio sulla Tecnoelettronica Teramo, compagine al suo terzo impegno in questo campionato. La gara in programma alle ore 19 alla palestra Azzizzi. La direzione è affidata alla coppia Bairo-Balzano. La quarta giornata riserverà agli appassionati anche un interessante derby in terra laziale tra Semat Fondi e Geoterra Gaeta. Entrambe a quota 3 punti in classifica, le due squadre si affrontano sul campo della compagine guidata da mister Giacinto De Santis, con il fischio d'apertura della coppia Bassi e Scisci in programma alle ore 18. Primo match del giorno, quello delle ore 15 alla Pala Santa Filomena, arbitri Coletta e Pinto, che mette di fronte Cus Chiedi e Cus Palermo. Anche l'altra compagine abruzzese, il Città Sant'Angelo, è impegnata in casa contro i pugliesi dell'Intirinoci. Il via della coppia Mastro Mattei Buonocore è fissato alle ore 18. Appuntamento casalingo infine anche per la Lazio. La formazione allenata da Langiano affronta il Putignano a caccia dei suoi primi punti stagionali. La contesa avrà inizio alle 18:30, dirigono i signori Calascibetta e Terranova.